È stata rilasciata la SBC di Laurent Blanc, ma varrà davvero la pena sbloccarlo? Scopriamolo insieme. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è stata rilasciata ufficialmente la SBC di Laurent Blanc, difensore francese icon che abbiamo imparato a conoscere chiaramente negli scorsi anni e che quest'anno si riconferma tra le migliori alternative, soprattutto in questo avvio di stagione. Oggi ci andiamo a vedere per bene che cosa richiede la sfida, qual è stato l'andamento di prezzo prima del rilascio della sua sfida, quindi per capire più o meno su che fascia si andava ad attestare, poi ce lo confrontiamo con i giocatori che possono essere più o meno un suo competitor e alla fine traiamo le nostre conclusioni se questo giocatore vale la pena di andarlo a sbloccare o meno. Chiaramente all'interno della sezione delle sfide creazione rosa troviamo anche la sua sfida, che è composta dalla bellezza di 8 SBC. La più costosa è una rosa 88, poi è seguita da una rosa 86 con IF, una rosa 85 con giocatori di Premier League, una 84 con giocatori francesi, una rosa 80 con giocatori del Marsiglia e un IF, e poi abbiamo anche una rosa con esattamente qualità oro per poter sbloccare la sua versione in prestito, e anche questo è un aiuto molto simpatico per chi vuole provarlo prima di andare a sbloccare la carta. Il costo quindi più o meno di questa sfida si aggira sui 400k e in realtà ci accorgiamo da subito che è un ottimo prezzo, perché se noi andiamo a valutare quello che è stato l'andamento sul mercato di Blanc, vediamo che più o meno si è aggirato dal 25 settembre, quindi quando hanno iniziato a circolare un po' più di crediti, quasi sempre sui 500.000 crediti, ha avuto dei picchi anche verso i 600, però vedete poi come è stato stabile tra i 500, i 4,90 alti, 4,80, poi è ritornato a 500, ha riavuto un picco di 5,15, fino a quando qualche giorno fa, vedete qui più o meno, si è iniziato ad avere la notizia nell'ambiente che potesse uscire come una SBC. E quindi ha all'improvviso perso praticamente 70k, non li ha più ripresi, fino ad arrivare chiaramente ad appiattirsi su quello che è il prezzo della SBC, perché se noi adesso questo Blanc lo vogliamo andare a comprare, chiaramente ci viene a fare 400.000 crediti anche sul mercato. In realtà, già se ci andiamo a fare un attimo un pelino di brainstorming, rispetto a quelli che sono i suoi concorrenti, è un prezzo leggermente più alto, ma che per me onestamente lo si può andare a giustificare. Ma comunque, senza andare troppo ad anticipare i temi, andiamoci a vedere quali sono secondo me i giocatori con i quali questi Blanc se la va a battere come ruolo di difensore centrale su FC24. Chiaramente il ruolo che noi vogliamo far fare a questo Blanc, nonostante come ruolo alternativo abbia anche il COC, è quello di difensore centrale, e lui il difensore centrale negli anni lo ha sempre fatto benissimo. Infatti è dotato di una grande CPU, una grande fisicità, è alto 1,92 m, normale alto, stile d'intesa consigliato ombra per fargli rimanere la corsa più prolungata, e lo aiuta tantissimo. È un giocatore che se la batte nonostante non sia una scheggia, ma va benissimo per un difensore centrale, ha degli ottimi passaggi, un'ottima reattività, quindi si muove molto bene con l'L2 ed R2, statistiche difensive impeccabili, così come è impeccabile anche la resistenza, la forza e l'aggressività. Quello che però va a farci piacere questo Blanc particolarmente sono i suoi playstyle, su tutti il gioco d'anticipo dorato, ma anche l'L2 base argento, così come danno una grossissima mano anche il mastino e il gioco aereo. Proprio questo gioco d'anticipo dorato secondo me lo rende competitor di tutta un'altra serie di difensori che andiamo a vedere adesso, che però diciamo che al momento non sono proprio vantaggiosissimi. E partiamo dal primo difensore in questione, che è Rio Ferdinand. Rio Ferdinand è più basso di Blanc, è un 3-3, ha come corsa lo stile di corsa prolungato, fa anche lui il DC. Blanc dalla sua rispetto a Ferdinand, che è ovviamente un pelo più lento perché Ferdinand sappiamo quanto sia veloce. A livello di passaggio corto siamo lì, mentre Blanc è superiore nel lungo. Pecca leggermente in agilità Ferdinand, perché ha 59 contro il 69 di Blanc, e ripeto, con l'L2 R2 Blanc si muove veramente bene. Sulle statistiche difensive e di fisico più o meno siamo lì, Blanc ha giusto un pelino in più di resistenza, un pizzico di aggressività in più, ma pecca sulla forza. I stili di gioco di Ferdinand sono praticamente gli stessi, perché c'ha il mastino dorato, l'anticipo
Quindi perfetto, c'ha il blocco, l'affronta argentato, la scivolata e il giocatore forte nei contrasti, il mastino argentato. Poi c'ha pure il gioco aereo rovesciate, ma vabbè. Quindi a livello di playstyle proprio esattamente siamo lì. Però ragazzi, questo Ferdinand costa il doppio e Blank noi abbiamo la possibilità di poterlo completare con i fodder. Quindi la sfida costa 400.000, ma magari noi ce lo portiamo a casa o a 0 o a 100 o a 200 in realtà a conti fatti. Quindi per quanto mi riguarda, già per esempio su Ferdinand Blank stravince, oltre che essendo francese riesce a dare anche quel boost in più di intesa ai giocatori francesi che girano meta quest'anno. E vi ricordo che quest'anno l'intesa delle icone è cambiata, perché non è più come l'anno scorso, ma adesso viene dato un punto addizionale anche a tutto il resto della squadra, non solo ai giocatori che condividono con Blank la sua nazionalità. Quindi questo è un ulteriore quid che ci fa propendere a favore di Blank in generale. Un altro giocatore che è un competitor di Blank è Company, 1,90 m, quindi più basso, 2-3 corsa prolungata, anche lui più o meno stessa velocità, anche lui più o meno stesse statistiche di agilità e reattività, pecca nei passaggi ma va bene, statistiche difensive ok, qui abbiamo giusto aggressività e forza un po' più alte mentre cala un po' la resistenza, mentre sui playstyle abbiamo la perdita dell'L2 ma comunque viene guadagnato il blocca e rimane l'anticipo dorato, che sono quelli che ci interessano di più. Però rispetto a Blank, Company è un hero, quindi lui va a 3 d'intesa ma busta solo quelli del suo campionato, ovvero quelli di Premier League, mentre sulla nazionalità belga ne potrebbero giovare giusto De Bruyne e Courtois come carte meta. E anche Company costa veramente caro, quindi anche con il buon Company, secondo me, se ci facciamo Blank non sbagliamo. Un'altra carta che costa tantissimo è Carlos Alberto, perché questo qua sta sotto al milione. È vero che è molto fluido, perché può fare il terzino oltre che il DC, e infatti quasi... meglio da terzino piuttosto che da DC, anche se comunque con quel procione lì è demoniaco. È molto veloce, anche lui ha ottimi passaggi, qui migliora ovviamente il dribbling, peggiora leggermente l'aggressività, mentre le statistiche di difesa sono di prim'ordine. Anche qui i playstyle sono praticamente gli stessi che ci interessano, però vi ripeto, il prezzo è praticamente quasi più del doppio in più, perché siamo sotto al milione con Carlos Alberto, e Blank in termini di convenienza va a vincere anche con Carlos Alberto, oltre che questo Carlos Alberto storicamente è poco automatico ed è più favorevole a chi utilizza un tipo di difesa manuale. Riccardo Carvalho, manco ve lo sto a dire, è 1,83 m, quindi cede 10 cm a Blank. A lui l'intesa ovviamente gli conta poco, perché va a 3, però essendo di campionato portoghese non è che ci dà questa gran mano. C'ha anche lui il gioco d'anticipo dorato, c'ha l'L2 argentato, però se andiamo a vedere a livello di statistiche, siamo sotto per quanto riguarda la velocità, siamo ad un livello accettabile di dribbling, ad un livello accettabile di difesa, però ho la forza che non è proprio il massimo, essendo un giocatore di 1,83 m. Quindi a livello di convenienza, anche qua, se Blank noi lo paghiamo comunque sui 150-200 con i fodder, se non addirittura zero, siamo superiori. Altra carta molto carina, competitor di Blank, è Stoking, 1,88 m, 2,4, normale alto, fa il DC, anche lui come stile di gioco d'anticipo dorato, L2 blocco, quindi veramente top i suoi playstyles, una carriera passata nel Tottenham, giocatore veloce, dotato di discreti passaggi, discreta agilità e reattività, ottima la difesa, qui pecca però malamente nella resistenza visto che ha 70, e Stoking costa 200. Quanto potremmo portarci a casa un Blank che ci dà una mano con l'intesa a tutta la squadra? Perché anche qua è vero che viene bustata la Premier League, però magari in un'ibrida fa più comodo avere un punticino in più su tutti piuttosto che su un singolo campionato. E un'altra carta, ovviamente, con la quale sto Blank se la va a giocare è Varane, ed è anche l'unico che praticamente gli tiene la stessa stazza, perché 1,91 m contro 1,92 m. Abbiamo una carta rapida, ovviamente, dotata di un discreto passaggio, discreti parametri di dribbling, perché qui abbiamo quella problematica dell'equilibrio che non si sente tanto su un difensore centrale, però sempre meglio avere un parametro quantomeno giallo, quel rosso non si può vedere. 85 di intercetto, che è ottimo, 88 di lettura difensiva, anche qua si pecca un po' in resistenza e aggressività. Chiaro che Varane tra tutti questi qui che abbiamo visto come alternativa è quello che costa meno, però questo Blank secondo me in questa carrellata di difensori che ci ritroviamo tutti quanti qua sotto è quello più automatico, quello che difende meglio, è quello che vi dà di più una mano alla squadra in termini di intesa, perché essendo un icon francese dà un bel boost, e comunque è anche quello più vantaggioso, perché con tutte le carte che ci abbiamo sicuramente accumulate nel club, se non ci siamo fatti delle SBC inutili, il prezzo di questo Blank lo andiamo ad abbassare notevolmente.
E poi vi ricordo il vantaggio, che questa carta qua la potete anche sbloccare in prestito con la prima sfida, basta una rosa oro, lo provate, vedete se vi piace e poi casomai procedete a sbloccarlo. L'unico caso in cui ovviamente non vi consiglio di fare blank è se avete uno di questi giocatori, tranne Carvalho, già non scambiabile in rosa. Quindi se avete uno tra Ferdinand, Company, Carlos Alberto, King e Varane, che sono delle ottime alternative, non lo sbloccate. Se avete Riccardo Carvalho, che per me è nettamente più scarso di blank, potete comunque procedere a sbloccare Le Président. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se sbloccherete Laurent Blanc, se come al solito vi piace questa carta, perché a inizio gioco è una delle più utilizzate sempre ogni anno. Full automatico, difende bene, vi aiuta con le intese, penso che è la prima vera SBC che straconsiglio. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone dal vostro Liberoschi, alla prossima, ciao!